E parliamo proprio di San Fili con Mister Stranges, vecchia conoscenza di Stadio Radio, che ascoltiamo volentieri in diretta qui sulle nostre frequenze. Mister, ben ritrovato. Ben trovati pure a voi. Ben trovati. Allora, un momento positivo per la sua squadra, che si prepara anche due trasferte di fila, dove purtroppo si è registrato solo una vittoria in questa stagione. Diciamo che paradossalmente fino ad ora le prestazioni migliori sul piano del gioco sono state fuori casa, escluse ora queste due ultime giornate. Il campionato del San Fili si sapeva quale potesse essere, sì. Ci godiamo il momento un pochino più felice, però consapevoli che il cammino è duro e che le due trasferte sono quasi proibitive per noi, sì. No, ma noi le giochiamo come le giocano le mie squadre, no? Con un po' di sfrontatezza, quello che viene poi si vedrà a fine partita. Certo. Partite in una posizione di favore, no? In questo rush finale con questa terza parte di stagione che ci avviamo a vivere, stiamo concludendo la seconda parte e siete, diciamo, ai margini della zona play-out, però in una vera e propria bagarre, perché siete davvero tutte le squadre sono in corsa per la salvezza diretta. Il Cutro che è ultimo a 12 punti, voi ne avete 16. Sì, ma noi fino ad ora siamo stati ultimi, no? Quindi non, sicuramente sappiamo quello che ci aspetta. Abbiamo sfruttato un doppio turno casalingo con due belle vittorie, ma ora affrontiamo la parte diciamo difficile del campionato, e per noi che abbiamo una squadra giovanissima sarà dura, no? Siamo consapevoli che riuscire a salvarci sarà un'impresa. Sì. Però non impossibile, dai. Mi può dire? Niente è impossibile, giochiamo 11 contro 11 e ci devono vincere. È chiaro. Mister, un suo parere su questo torneo di promozione che vede chiaramente primeggiare la Promosport, no? Però alla fine nei playoff chi la spunterà secondo lei? Allora, sicuramente il Villaggio Europa è anche se io non l'ho incontrata finora, perché dobbiamo recuperare l'ultima mercoledì dell'andata, sì. Quindi non li ho visti, però da quello che mi hanno detto è la squadra che finora ha fatto meglio anche sul piano del gioco. È stata una piacevole sorpresa, perché l'aspettavo in alto, ma sì. Non pensavo veramente tanto in alto. Poi ci sono secondo me la squadra dopo più forte negli uomini è il Cassano, ma Rostanese, Spoleto e Roseto stanno facendo benissimo, merito dei loro allenatori, sì. E poi c'è la Mantea che paradossalmente perdendo alcuni giocatori si è compattata, sta facendo un campionato bellissimo, la seguo con piacere perché è una piazza davvero bella. E credo che la Mantea possa essere la sorpresa, insomma, anche se sarà una lotta davvero bella, no? Perché Cassano e anche il Praia, devo dire, che io mi aspetto che il Praia possa risalire per, sì, il valore, per come gioca. Insomma, sarà una lotta, non so dire. È difficile tirare fuori il nome che la possa spuntare, sì. Diciamo. Diciamo l'inerzia mi verrebbe da dire che in questo momento la Mantella è la squadra che con lo spirito migliore, sì, no? Sì, per il ritmo che sta tenendo, il Villaggio Europa è quella che ha giocato bene, il Castano secondo me è la squadra degli uomini più forte, e poi c'è il Roseto che ogni partita la lotta come se fosse una finale, sì. E il Roseto merita di stare alla Rossanese che gioca benissimo. Un bel campionato con una squadra che insomma non c'entra nulla con questo campionato, però il resto è un bel campionato. È onore ovviamente al Villaggio Europa che ha tenuto vivo il campionato almeno fino a due domeniche, certo. Ma ora sono reduci da due pareggi, però hanno tenuto veramente il campionato, senza il Villaggio Europa sarebbe già morto da un bel pezzo. Almeno per la prima posizione, però per i playoff decisamente c'è ancora da divertirsi. Poi, grazie. Grazie, perché io sono un tannellotto, insomma, no? Certo. Chi arriva meglio in quel momento.